Tutte le feste della Madonna sono grandi, ma tutte trovano la loro origine da quella che celebriamo oggi, la Divina Maternità della Vergine Maria. Nella prima lettura abbiamo ascoltato le seguenti parole. Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio nato da donna, nato sotto la legge. Il figlio di Dio, dunque, non è piovuto dal cielo sulla terra all'improvviso, ma si è reso presente all'umanità assumendo, come ognuno di noi, una carne umana nel grembo di una madre. Cristo dunque, in quanto Dio, esiste da sempre, in quanto uomo, esiste perché nato da una donna. La Vergine Maria non è solo madre di Dio, ma, come ci ricorda la preghiera della Santa Messa dopo la comunione, è anche madre nostra. La sua maternità nei nostri confronti assume la caratteristica dell'intercessione. Per questo motivo, la Vergine Santissima dal popolo fedele è riconosciuta e invocata come avvocata, ausiliatrice, soccorritrice e mediatrice. La Chiesa, celebrando all'inizio di ogni nuovo anno civile la solennità della Madre di Dio, intende porre il nostro futuro e quello dell'umanità nelle mani della Vergine Maria. Tra le tante grazie che possiamo chiederle, oggi siamo invitati ad invocare il dono della pace. Dio, infatti, ha creato l'uomo non per vivere nella violenza, ma per godere della gioia che nasce dalla fraternità e dalla concordia. L'aspettativa della pace è purtroppo continuamente smentita dalla realtà. Infatti, le guerre, le competizioni, le divisioni tra nazioni, popoli e persone hanno segnato e continuano a segnare, a volte in maniera drammatica, la storia dell'umanità. Quando ci si trova in questi contesti, compagni di vita divengono la sofferenza e la morte, la tristezza e il pianto, e i tempi, per usare un'espressione di Sant'Agostino, si fanno penosi e cattivi. Tuttavia, il grande santo non si limita a rilevare la situazione negativa dei tempi, ma propone anche una via di uscita che individua nella responsabilità personale. Dice: cerchiamo di vivere bene e i tempi saranno buoni. I tempi siamo noi. Come siamo noi, così sono i tempi. I tempi dunque dipendono da noi. Se viviamo facendo il bene, i tempi saranno buoni, mentre se facciamo il male, i tempi saranno cattivi. Ora, come fare per vivere bene? Il Papa, nel suo messaggio per la Giornata Mondiale per la Pace, ci ricorda, sono le sue parole, che il virus della guerra è più difficile da sconfiggere di quelli che colpiscono l'organismo umano, perché esso non proviene dall'esterno, ma dall'interno del cuore umano corrotto dal peccato. È il peccato, dunque, che è all'origine dell'inimicizia tra l'uomo e Dio, tra un uomo e un altro uomo, tra un popolo ed un altro popolo. Solo il Signore può liberarci dal male presente in noi, e per farlo Egli ha percorso la via dell'amore, giungendo a perdonare i Suoi nemici, tra i quali, non dimentichiamolo, ci siamo anche noi con il nostro peccato. Con il suo esempio Gesù ci insegna che l'amore trova la sua perfezione nel perdono, il quale non è opera umana, bensì divina. Tuttavia, quando il Signore Gesù viene accolto nella nostra vita, Egli ci coinvolge nel suo esserci per gli altri, fino a rendere possibile ciò che è umanamente impossibile: perdonare. Con il perdono le divisioni vengono ricomposte, la sete di vendetta viene cancellata, il rancore e gli odi, che spesso intaccano anche le relazioni all'interno della comunità cristiana,
vengono estinti, le ferite dell'anima vengono sanate e così si iniziano cammini di bene, sia personali che comunitari. Dunque la pace ha una culla e questa è l'amore. Se manca l'amore, una pace fondata solo sulla diplomazia, sui trattati, sulla tregua delle armi, non è duratura, perché queste vie non sono in grado di sconfiggere l'egoismo dell'uomo con le sue propensioni, le sue voglie, il suo narcisismo a farsi misura del mondo. E questo ci porta a riconoscere quanto siano vere le parole di Papa Benedetto XVI, il quale affermava che quando nella storia si spegne la luce proveniente da Dio, l'umanità, queste sono le sue parole, viene colta dalla mancanza di orientamento, i cui effetti distruttivi si manifestano sempre più. Ricordiamo, allora, Cristo è la nostra pace. A donarci Cristo è sempre Lei, la Madre di Dio. Come già ai pastori e ai re magi, le sue braccia e ancor più il suo cuore continuano ad offrire al mondo Gesù, suo Figlio e nostro Salvatore. In Lui sta tutta la nostra speranza, perché da Lui riceviamo l'amore che ci rende autentici operatori di pace. Buon anno a tutti.